e siamo a Porto Conte, di nuovo in un parcheggio. Porto Conte, che si affaccia sull'anonimo golfo di Porto Conte, e stando a quello che dice Wikipedia, è uno dei porti naturali più grandi del Mediterraneo. Sarà vero? Non lo so, ma mi fido abbastanza di Wikipedia. L'obiettivo di oggi è raggiungere Capocaccia, seguire un sentiero che ci porterà fino alla grotta dei Cocci Rotti. Una grotta dove sono stati ritrovati appunto dei resti di vasi di terracotta risalenti al Neolitico. E da quella grotta c'è un panorama mozzafiato. E ora andiamo, ma prima vediamo se riesco a mostrarvi un po' dov'è questo Capocaccia. Ok, lì c'è un turista. Quello è Capocaccia e là c'è il faro di Capocaccia. Siete pronti? Si parte! Ma prima andiamo a mangiare qualcosa. C'erano due posti che volevo andare in verità. Uno era, come ho detto, la grotta dei Cocci Rotti su, e l'altro invece era andare alla grotta di Nettuno. Però la grotta di Nettuno è chiusa a causa brutto tempo. Non fa niente. Comunque se la vista anche da qua è mozzafiata, perché per arrivare alla grotta di Nettuno c'è una bellissima scalinata che a breve ve la farò vedere, che si scende non so quanti miriadi, milioni di miliardi di scalini, ed è molto scenica anche da sopra con il mare abbastanza mosso. Credo che venga bene una bella foto. Ora proviamo e vi farò sapere. E siamo di nuovo in un parcheggio e siamo sempre di notte. Siamo nel parcheggio di Capocaccia, dove ho lasciato la macchina andare alla grotta dei Cocci Rotti, dove lì ho fatto qualche ripresa, qualche foto. Non ho fatto riprese con me in prima persona lì perché c'erano già altri fotografi e mi imbarazzavo un po' a parlare da solo. Cioè, anche se parlavo davanti a una fotocamera c'erano loro che mi ascoltavano e non sono così bravo a fare buona la prima, quindi sarebbe stato un po' imbarazzante. E il panorama da là sopra è stata davvero una bellissima sorpresa barra scoperta. Cioè, avevo già visto qualche video, foto, storie su Instagram, dal vivo è tutta un'altra cosa. Merita davvero tanto, tantissimo. Video e foto che ho fatto anche un timelapse, però comunque li avete già visti. E secondo me sono venute bene, me lo auguro, ma sì. Sono molto fiducioso. Le condizioni di luce non erano il super top perché mancavano delle nuvole alte per rendere il tutto ancora più magico, per fare delle belle
lunghe esposizioni più affascinanti, però secondo me c'è stato molto potenziale, speriamo di averlo usato bene. Ebbene, e ora possiamo ripartire. Dimenticavo, se il video vi è piaciuto, lasciate mi piace, condividetevelo e iscrivetevi al canale. E poi seguitemi sui vari social, Instagram, Facebook, e basta. Grazie per l'attenzione e al prossimo video.